Buonasera e bentrovati a tutti quanti. Come va? Buonasera a Ezio Maletto, a Lorenzo Bulgarelli, poi arriverà anche Maurizio Vermiglio. Ciao a tutti. Ciao Massimo, buonasera a te, buonasera Lorenzo, buonasera a tutti gli amici di Juventus, una signora per due, benvenuti. Attendiamo Maurizio Vermiglio, naturalmente, e speriamo di offrirvi Come un'ora di sempre. gradevole compagnia. Ciao Lorenzo, Ovviamente. buonasera. Ciao Max, ciao Ezio, un saluto caloroso a tutti gli amici che ci seguono. Sarà sicuramente un'ora molto piacevole, anche perché, come sempre, gli argomenti sono molto, molto interessanti. Non occorre dirvi che siamo molto felici nel momento in cui ci inserite un like e ci mandate chiaramente in giro per il web. Quindi il titolo è Nozze fichi secchi, Ezio. Non faccio sforzo a capire che cosa sia, no? Alla fine. È abbastanza intuibile, vale a dire, diciamo che si sono scatenate ormai le voci, gli schiamazzi sono all'ordine del giorno, il tutto relativo alla prossima sessione di mercato che si aprirà il 1° di gennaio. Una sessione di mercato nella quale la Juventus dovrà forzatamente essere parte attiva, però con poche risorse e speriamo con molta creatività, Molta. perché servono innesti in difesa, servirebbe un attaccante di complemento, chissà, forse due, anche quel reparto. Diciamo che dobbiamo andare a nozze con quel poco che abbiamo, anche come giocatori con i quali potremmo forse raggranellare qualcosa, vale a dire Arthur, che parrebbe aver suscitato l'interesse del Marsiglia di De Zerbi. E del Betis di Siviglia. Forse Bangula non si esclude nemmeno la dismissione di Danilo, ma insomma, tanti incroci possibili si profilano. Al momento abbiamo più crociati che È incroci, vero. per la verità, ecco, però qualcosa sicuramente succederà, e al riguardo vedo che ha trovato molto riscontro sia sul web che sui quotidiani, arrivati puntualmente in ritardo, sulla possibilità di ingaggiare l'attaccante georgiano del Lione, Mikautadze, che abbiamo ammirato ai campionati ultimi europei e che il Lione, insieme a tanti altri giocatori, ha necessità di vendere per monetizzare, per non finire in Serie B, perché, come ormai tutti sanno, sul capo della società francese pende questa retrocessione sub judice. Quindi ci sono intrighi interessanti che vanno da Zirzé addirittura ad una voce mattutina prontamente smentita di un interesse del Paris Saint-Germain per Fagioli. Insomma, si profila un gennaio, se non scoppiettante, quantomeno intrigante, per quanto i nomi di cui si sta parlando, ovviamente, sono nomi certamente non di primissimo rilievo, già in questo tipo di calcio, figuriamoci in un calcio vero, in un calcio serio, parleremmo di modesti comprimari strappati alla pastorizia. Diciamo che
i nomi che vengono fatti tempo fa, qualche anno fa, li avremmo sbeffeggiati, questa è la verità. Però oggi non è più così. Tra l'altro, John Elkann è stato fischiato all'ATP Finals, magari per Stellantis, forse per la Juve, forse per entrambi i contesti. In ogni caso non mi sembra che riscuota grandi simpatie. Inchiesta Inter, abbiamo dato l'aggiornamento oggi in un nostro video. Uno degli arrestati è stato raggiunto ulteriormente da un'incriminazione, un avviso di garanzia, non ricordo bene, per traffico di droga. Questa volta si tratta di una persona affiliata a un clan ed è un tifoso del Milan. Di questo non si sa più niente, dell'inchiesta Doppia Curva. Noi cercheremo di tenervi naturalmente aggiornati. Comincio a salutare un po' di amici che sono Massimo Toro, Giuseppe, buonasera, andiamo più in su. Mi raccomando, mettete i like. Vincenzo, buonasera a tutti, siete la migliore trasmissione della Juve. Niki, buonasera ragazzi. Mauro, buonasera da Valsesia, Xipi, buonasera da Barcellona, Zebre. Maurizio, come stai? Bene, grazie, buonasera, scusate il ritardo, ma la nebbia stasera era pressante, Nebbia e quanto il fredda. mercato di Che gennaio. idea ti sei fatto sino ad oggi, anche delle dichiarazioni di Dusan Vlahovic, che ha detto che alla fine lui si sente più libero in nazionale, no? Poi parliamo del tema della puntata, le nozze con i fichi secchi e aggiungo io le castagne cotte. Maurizio. Sì, che sono anche di stagione, tra l'altro, quindi Esatto. costano pure poco. Anzi, no, i marroni in realtà costano cari, anche se siamo in stagione. Che idea mi sono fatto? Io non capisco quali siano le costrizioni di Vlahovic, nel senso, potevo forse capirle in passato, ma anche ma quest'anno, soprattutto, insomma, dall'allenatore alla società, quant'altro, tutti stanno facendo ci stanno mettendo a disposizione dell'attaccante affinché possa esprimersi al meglio e finora no, ancora non l'ha fatto. E tra l'altro, così uno dei dati rimane il giocatore della Serie A più pagato, aperta e chiusa parentesi, che va bene tutto, però se sei anche il giocatore più pagato della Serie A, magari non hai neanche bisogno di tutta questa attenzione psicologica e tutte queste carezze che occorrono per poterti esprimere al meglio. Per cui non lo so di preciso a che cosa si riferisse, vedremo adesso al rientro, magari ci farà capire lui già da sabato sera il perché appunto non si sente compreso, magari facendomi ricredere. E sulla questione dei fichi secchi, sì, assolutamente, difficilmente vedremo a gennaio un matrimonio sfarzoso. Con qualche giocatore insomma che ci farà brillare gli occhi o così trasecolare. Però mi chiedo anche una società come la Juventus come possa rimanere appesa appunto se andiamo in finale della Superlega italiana arrivano 5 milioni di euro in più, se questa cioè io credo che un club di una certa natura, di un certo lignaggio dovrebbe andare anche un pochino oltre a quello che possono essere i contrattempi di una stagione, come un ginocchio che ti fa crack, in questo caso sono due, purtroppo sono rischi di impresa che devi mettere in conto e purtroppo quando succedono queste cose, anche se la sostenibilità, ovvio, deve essere la stella cometa, non puoi però di fronte a certe evenienze stare insensibile e non rimettere mano al portafoglio. Quello che mi fa un po', come dire, riflettere, no? Che Vlahovic può avere, Ezio, problemi psicologici, altri fermi, si ipotizza, infortunio, ma probabilmente c'è qualcos'altro dietro. Possibile che chi arriva alla Juventus venga conturbato da tutta una serie di cose? Cioè, mi fa un po' ridere a me questa cosa, no, Ezio? Da una parte fa ridere, dall'altra. Intanto, ciao Maurizio, ben arrivato. Grazie, grazie. Intanto è anche il segnale di una minor attenzione, se vogliamo, anche professionale verso chi si intende o si intenderebbe ingaggiare. Perché io continuo a sostenere che prima del calciatore bisognerebbe sapere chi è la persona che ti mette in casa. E ora io ho trovato inopportune
fuori luogo e anche gravi le dichiarazioni di Vlahovic, che a questo punto comincia anche a stancarmi. Inopportune perché, intanto perché fuori tempo massimo, perché se ci sono stati anni in cui avrebbe dovuto pesantemente lamentarsi, non sono sicuramente, non è certamente questa la stagione migliore per farlo. Un'altra volta hai detto De Ligt? Bah, a volte tornano. E però quanto costa De Ligt di ingaggio, Maurizio? Beh, guarda, quanto possa costare De Ligt oggi, non lo so, ma credo sicuramente meno di quanto il Bayern lo comprò dalla Juventus, non fosse altro che appunto in questi 3 anni mi sembra che è andato via dalla Juventus, insomma non è che abbia fatto grandissime cose, per cui, ma al di là del costo di De Ligt, il problema è appunto, come giusto fotografavi tu, è una questione ovviamente di termini economici, perché appunto Vlahovic dal 1 gennaio del 2025 ai suoi 10 milioni se ne aggiungeranno contrattualmente in maniera tacita altri due per il fatto di non aver guardato altrove questa clausola che viene chiamata appunto tra virgolette di riconoscenza, insomma il fatto di non aver cambiato casacca, e quindi ci sono 2 milioni aggiuntivi in premio per Vlahovic proprio perché onorerà il suo contratto fino a fine scadenza. Che effettivamente sono cifre alte che potrebbero anche passare in secondo piano. Se questo santo ragazzo ogni domenica facesse, o comunque ogni giornata di campionato facesse 2 gol, Tu dici, nessuno avrebbe siamo a nulla posto. da obiettare. Il problema di fondo è che invece questo non succede, anzi, a volte hai anche condannato la squadra a non ottenere di più proprio a causa dei tuoi errori. Dal mio punto di vista non valgono 12 milioni di euro, perché dal mio punto di vista non può essere, la Juventus non se lo può permettere, ma secondo me non è il giocatore che deve essere più pagato della Serie A. Se devo dire una bestialità, se devo dire un'eresia. C'è qualcun altro in Serie A che purtroppo veste una maglia che dal punto di vista cromatico mi fa venire l'orticaria, che sta a Milano e non è la squadra che incontriamo sabato prossimo, che con Lautaro Tu dici. diciamo, è tutt'altro giocatore e guadagna, nonostante il rinnovo, guadagna meno di Vlahovic. E Lautaro il rinnovo l'ha firmato un mese fa. Lorenzo, Quindi poi prego, ci finisci sta che la pure. Juve se ne voglia liberare. Lorenzo, poi andiamo a sentire le tante persone che ci stanno scrivendo e anche i vocali, prego. Sì, intanto stavo riflettendo sulle parole di Maurizio, premio di riconoscenza. Una volta venivano chiamate bandiere certi giocatori, adesso hanno il premio di riconoscenza nel contratto. È una cosa abominevole, scandalosa direi quasi. Sono d'accordo ovviamente con quello che hanno detto sia Ezio prima, Maurizio poi. Purtroppo Vlahovic secondo me si sta scavando la fossa da solo. Vuoi con il suo modo di fare in campo, spesso non partecipa alla manovra o se sbaglia un gol, un passaggio, uno stop, si isola da solo dalla partita. Vuoi perché a livello mentale non riesce a fare quel salto di qualità, se viene criticato la domenica prima, la domenica dopo segna e ti fa il gesto come per dire voi parlate che io spacco tutto, poi la domenica dopo fa di nuovo pena. Da adesso addirittura dichiarazioni improponibili, perché comunque quando sono a Torino, alla Juventus, sono tutti gattini addestrati, vanno nei rispettivi ritiri con le nazionali, sono tutti leoni questi giocatori che hanno sempre da fare dichiarazioni allucinanti e questa cosa abbastanza stufato, se proprio dobbiamo dirla tutta, perché ci vorrebbe un po' di coerenza, a maggior ragione, visto che neanche più di tanto, 2 mesi fa, Vlahovic aveva parlato davanti ai microfoni dicendo che si trova benissimo con questo sistema di gioco, con Thiago Motta, che fa rendere la Juventus ideale al tipo di attaccante che è lui. E adesso puntualmente ha già cambiato idea. Io Vlahovic l'ho sempre difeso, lo sapete benissimo, perché come tipologia di attaccante a me piace molto quando è fronte alla porta e non spalle alla porta. Però sentirgli di dire per l'ennesima volta certe cose, anzi non per l'ennesima volta, sentirgli di dire adesso certe cose, quando comunque sai benissimo di avere metà Juventus a livello di tifoseria contro e l'altra metà che sta veramente facendo fatica a giustificare certi tuoi errori perché vuole ancora darti fiducia e tu te ne esci con queste dichiarazioni, a un certo punto vai a quel paese, mi dispiace. Buonasera, un vostro Buonasera. Alex Ston. A parte le manovre che la Juve farà per acquisire uno o due difensori, penso che comunque se dovesse
decidere di acquistare un attaccante, la Juve non andrà a gennaio su un profilo di spessore per evitare di offuscare o mettere concorrenza a Vlahovic. Dico questo perché, visto e considerato lo stipendio, il contratto killer che gli è stato fatto, sarà necessario quanto prima rinnovarlo o quantomeno provare a venderlo. E per venderlo bisogna metterlo in mostra, quindi farlo giocare. E non penso che a gennaio a questo punto la Juve andrà su un attaccante di grossa caratura, piuttosto un profilo che lo possa far rifiatare, ma che non sia appunto un nome internazionale. A proposito di questo discorso di Vlahovic, io ho riascoltato l'intervista più volte e non ho ora trovato alcun attacco specifico alla Juve che invece tutti i giornali e vari canali YouTube hanno riportato. Lui sta parlando del contesto Serbia, facendo magari un raffronto tra il precedente commissario tecnico e quello attuale. Anche Antonio non ravviso un tono polemico. L'unica cosa che gli contesto è l'aver detto queste frasi in un momento in cui lui si trova già nell'occhio del ciclone. E purtroppo, per il mio, molta gente ci è cascata. Ma se riascoltate correttamente l'intervista, lui non fa mai riferimento alla Juve e lui, anzi, da come declina la frase, pare proprio che stia parlando del contesto, cioè pare, sta parlando del contesto Serbia, perché lui in quel momento sta parlando come giocatore della Serbia. Quindi, perdonatemi, ma io vado molto controcorrente, credo che siano state molto strumentalizzate le sue parole, il che non cambia di una virgola rispetto a quello che penso lui come giocatore, che non sia un fenomeno, ma neanche quel bidone che viene rappresentato dall'80% del tifoso medio juventino. Buonasera a tutti, sono Marco di Alessandria, vi seguo sempre. Una Grazie. domanda al volo per Ezio. Volevo sapere, anzi due domande, volevo sapere, la prima domanda, se Vlahovic, secondo Ezio, sarà ceduto a gennaio e come vedrebbe un probabile acquisto di Cherki del Lione, a gennaio da parte della Juventus. Tanto sarà in Grazie, buona svendita. serata. Ma secondo voi, Vlahovic, per quelle dichiarazioni che tra l'altro mi fanno notare gli amici, sono state fatte alla televisione svizzera in lingua italiana, potrebbe saltare qualche partita a Maurizio, come, perché si mormora tra le tante cose che Thiago Motta non veda molto bene Vlahovic. No, io non credo che possa saltare qualche partita, perché se così fosse, ovvero che sia un po' inviso a Thiago Motta, non le avrebbe giocate tutte da qui dall'inizio della stagione fino ad oggi. Vlahovic è sempre stato titolare, poi risparmiato nei finali di partita e fatto uscire, però ha sempre iniziato tutte le partite di Serie A e di Champions, sempre fino dal primo minuto. Quindi, se un problema ci fosse stato, si sarebbe palesato già in precedenza. E non credo neanche che in questo momento la Juventus, Thiago Motta, si possano permettere il lusso di tenere Vlahovic in panchina per, tra virgolette, motivi che passatemi il termine disciplinario per queste parole che ha detto, perché vanno bene gli esperimenti, vanno bene i falsi 9, vanno bene inventarci UEA e chi vogliamo, Nico Gonzalez quando sarà nuovamente arruolabile come centravanti, perché ne abbiamo solo uno, come diceva giustamente Ezio, proprio il reparto è proprio numericamente scoperto e non ti puoi permettere il lusso adesso di fare anche il superiore e mettere fuori un giocatore perché ha sbagliato, perché così è, ha sbagliato a parlare con quelle dichiarazioni. Fin quando non ci sono delle alternative di ruolo, continuerà a giocare. Ecco, allora credo anch'io. Ma chi è Lorenzo, l'attaccante da Juve, che giustamente mi chiede Apple Juve? Chi è da Juve? David? Cioè, fatemelo capire. Allora, risponderti dicendo Zirkzee sarebbe troppo comodo, in quanto l'abbiamo visto solo in quell'anno lì con Thiago Motta nella passata stagione, dove effettivamente sembrava essere l'attaccante ideale, quella prima punta, sì, strutturata fisicamente, perché Zirkzee a livello fisico è statuario, è forte, ma comunque una prima punta di movimento, molto tecnica, in grado di costruire l'azione. Ma non dovendo dire lui, ripeto, perché sarebbe troppo facile, ti dico David, perché è un attaccante in grado di dialogare con i compagni, dotato di tecnica sopraffina, ma allo stesso tempo molto veloce, in grado
grado di scattare alle spalle della difesa ed essere servito anche in profondità facendo partire i contropiedi, quindi un giocatore che sa approfittare di ogni minima distrazione della difesa avversaria. Quindi David, dal mio punto di vista, potrebbe essere quel tipo di attaccante ideale al gioco di Thiago Motta. Sarà quasi impossibile prenderlo, perché su di lui ci sono Bayern Monaco, Real Madrid, diversi Solo? tipi di Premier. Sì, esatto. E tra l'altro è una dichiarazione uscita poche ore fa, quella sempre di David, dove ammette: fin da Sì. bambino ho sempre tifato per il Barcellona, ergo, difficilmente pensa anche solo non alla Juventus, ma alla Serie A in generale. Quindi David lo lascerei perdere. E altre prime punte di ruolo che potrebbero fare al caso della Juventus, i vari Šeško, Gyökeres e così via, costano dai 65 milioni in su. Se Vlahovic lo riesce oggi a vendere a 50 milioni, dal mio punto di vista è già tanto. Quindi capite bene come qualsiasi prima punta di cui possiamo parlare oggi sia fuori budget. Di conseguenza, anche ipotizzare una cessione a gennaio di Vlahovic, l'unica speranza che hai è che in questo mese, mese e mezzo, senza soste per le nazionali, visto che finalmente fino a marzo sono finite, in 9 partite Vlahovic ti possa fare 20 gol. Capite bene che la mia non è neanche una visione utopistica, siamo molto Però, oltre, e quindi Vlahovic per me rimarrà alla Juventus almeno fino a fine anno con questa incognita del rinnovo, e poi si tireranno le somme. Ezio, tu chi vedresti da Juventus? Parere spassionato a prescindere dai discorsi che si fanno su Dusan Vlahovic. Ma guarda, io ti dico, su questo sono spiazzato. Addirittura il tanto declamato Haaland lo trovo tecnicamente grezzo, quindi anche lui non lo trovo da Juventus. Non sarei assolutamente molto, ma molto diffidente, anzi, non vedrei nemmeno di buon occhio l'ingaggio del calciatore del momento, vale a dire Gyökeres. Uno che sta esplodendo a circa 27 anni, io diffido sempre di queste esplosioni tardive. Mi ricordo un certo Vardy dell'Leicester, anche lui, uno che non mi pare che poi abbia, che la sua carriera dopo quell'anno mirabolante, ecco, abbia spiccato voli meravigliosi. Però con l'alcol sì. Quello sì. Con l'alcol sì, Sì. Vardì. Mentre, non so, in termini prospettici, cioè bisogna anche vedere che tipo di giocatore vuole la Juventus, perché allora, Vlahovic come altri attaccanti è un giocatore d'area, d'area di rigore o d'area piccola. Se si decide che si vuole invece un altro tipo di attaccante, uno magari meno spietato, anche se a volte dire spietato per Vlahovic mi sembra eccessivo, ma uno meno finalizzatore e più giocatore, cioè uno che raccordi la squadra, la manovra, uno che la faccia salire, uno che faccia il pivot, uno per fare un esempio che i nostri spettatori certamente ricorderanno, uno alla Edwin Dzeko. Tanto per capirci. Allora bisogna andare su altri profili. Un profilo che a me non dispiace, perché ha una tecnica certamente migliore di quella di Vlahovic, e che potrebbe fare al caso nostro senza penalizzare troppo la fase di finalizzazione, ad esempio Šeško dell'Lipsia. Diciamo che altre prime scelte su due piedi ovviamente no, cioè, non mi vengono in mente. Se poi qualcuno mi viene a parlare di Kalimuendo, parliamo di prospetti, ma sono assolutamente delle scommesse e non una certezza. Quindi non c'è molto da Non c'è molta scegliere, scelta, infatti. ma anche perché purtroppo si sta perdendo un po' anche la specializzazione dei ruoli, e quindi c'è penuria di centravanti, come c'è penuria di registi di classe, e anche in altri ruoli. Certo è che se prendi uno, chiunque prendi, devi metterlo in condizione. Cioè, l'hai preso perché ha delle qualità, e quelle qualità devi farle risaltare, Sì. altrimenti è come pretendere
da sabato di far giocare Pizzoglio regista d'attacco. Altro WhatsApp, eccolo qua. Buonasera a tutti. Lancio una provocazione che non è poi tanto provocazione, tattica. E giocare senza Vlahovic, magari con un centravanti tattico o che si muove, si amalgama meglio nel gioco della squadra d'attacco, che può essere un Nico Gonzalez quando avremo la grazia che rientra, o lo Grazie, stesso Weah. appunto. Cioè, appunto, perché abbiamo notato che quando non c'è Vlahovic in attacco abbiamo prodotto bene e meglio molte volte. Scusate, ma prego, Grazie, arrivederci. ma non sarebbe meglio giocare con un 4-4-2 e mettere Milik lì davanti? Cioè, no, Milik, scusate, Kenan Yıldız un po' indietro rispetto a Vlahovic. 4-4-2, Ezio. Non lo Non so, ti poi. sento, Massimo, non ti Dicevo, sento. un 4-4-2 e mettere dietro Vlahovic un Kenan Yıldız. Lo sposti centrale. E sarebbe l'impiego migliore per Kenan Yıldız, gioverebbe alla squadra, gioverebbe a Vlahovic, gioverebbe a Kenan Yıldız, il che implica Combeiners impiegato, secondo me, secondo anche lui, secondo natura, perché non è un trequartista, è un'ottima mezzala, potrebbe anche essere un ottimo play, secondo me. Ma certamente non un trequartista. Io credo che inevitabilmente si finirà verso quel tipo di soluzione, o quantomeno io auspico una flessibilità mentale di Thiago Motta nel sapere in qualche modo, ecco, abiurare un pochettino a certe sue convinzioni, perché avere delle convinzioni è molto bello. Credere nelle stesse è bellissimo, però bisogna anche prendere in considerazione che a volte non tutte le convenzioni sono anche esatte. Per chiudere, un giro veloce. Fischiato John Elkann agli ATP Finals. Fischiato per la gestione di Stellantis, per la gestione della Juve o per entrambe le ipotesi, Maurizio? Ma io credo per entrambe le ipotesi, ma credo fischiato. Perché l'Italia, Torino, lo sente sempre meno italiano, Sì, così come sia la dal punto di Juve. vista industriale, sia dal punto di vista sportivo. Rimanendo, limitandoci al mondo calcistico, dai più, nonostante abbia messo mano in questi anni con le varie ricapitalizzazioni del debito per ripianare il debito della Juventus, c'è sempre stato, e comunque nell'arco degli anni sono 900 milioni extra che comunque la Exor ha così immesso nei bilanci bianconeri. Però nonostante questo, che è encomiabile, lo avverte sempre con un corpo sempre più lontano ed estraneo E non al vorrei, mondo del pallone esattamente. bianconero. Lorenzo? Sì, arrivo Ezio. Poi ci Fischiato salutiamo perché siamo al ovviamente per termine. entrambe le cose, anche secondo me, in primis perché appunto per la gestione Stellantis, in quanto se ne frega, diciamo così, delle aziende italiane, anzi sta licenziando pure dipendenti, eccetera. E quindi per quelli che erano a seguire l'ATP di Torino, che non hanno ancora la Juventus, l'hanno fischiato sicuramente per questo motivo. E ovviamente invece per chi tifa Juventus, perché avere una figura alle spalle che per carità ti garantisce la solidità necessaria, che magari non hanno altre big in Italia. Ma se ne frega, perché di fatto non senti mai una dichiarazione da tifoso juventino. Giustamente, se lui non è tifoso, non gliene frega nulla di questa squadra, non ha motivo di rilasciare un certo tipo di dichiarazioni. Però i tifosi che invece hanno a cuore la Juventus, da quello che è la figura di riferimento, un numero uno tra i numeri uno, vorrebbero sentire anche fosse qualche volta una dichiarazione di difesa quando ci sono certi torti arbitrali o certe dichiarazioni di altri Beh, presidenti guarda o cosa è successo adesso comunque. tra Inter e Napoli, Appunto, no? Dopo appunto. l'esternazione di Conte, comunque i presidenti sono scesi Eh in sì, difesa dei propri questo che colori. intendo. È proprio questo che intendo. Facciamo finta che al posto di Conte ci fosse Thiago Motta che va in conferenza e si arrabbia per l'arbitraggio, gli risponde Marotta, presidente, che risponde ad un allenatore, è che sta zitto. Quindi, cioè, sappiamo già come La ragiona. sappiamo. Quindi. Prego Ezio, poi ci salutiamo. Sì, guarda, il contesto sportivo, il contesto in cui è stato fischiato era un contesto sportivo, per cui io penso che le motivazioni di quei fischi siano riconducibili soprattutto a questioni sportive.
Perché? Perché la Juventus, e lui ne è il proprietario, detiene la maggioranza delle azioni, è vista come una società acquiescente, che non si difende, che ha rinunciato a qualunque tipo di lotta, che ha fatto decadere tutte le iniziative che erano state poste in atto da Andrea Agnelli. Questo soprattutto da parte degli juventini più freschi, da parte di juventini meno di giornata e che hanno una memoria più lunga, inesorabilmente, perché viene visto per quello che è, cioè uno dei principali complici di quell'aberrazione, di quella porcheria, di quell'imbroglio, di quella truffa colossale che è passata alle cronache con il nome di Calciopoli. Bene, siamo al termine. Grazie agli oltre 1.000 transitati sul nostro canale. Grazie a Maurizio Vermiglio. Grazie a voi, ragazzi. Buonanotte. A Lorenzo Bulgarelli. Grazie a tutti per la compagnia, un abbraccio e alla prossima. Ezio Maletto, grazie. Grazie a te Massimo, a Maurizio, a Lorenzo e soprattutto grazie a chi ha scelto di stare in nostra compagnia in quest'oretta. Un ringraziamento particolare, mi piace estenderlo, ma senza che qualcuno debba sentirsi diminuito, agli amici che ci seguono dall'estero, Assolutamente. ai quali rivolgo l'invito di fare propaganda. Fate apostolato nella vostra comunità estera per Juventus, una signora per due. I In tuoi ogni caso, Esatto. ecco, spero I che tuoi abbiate. discepoli. E lasciate che le Spero visual che. vengano a noi. Lasciate che le visual vengano Voi a noi. scherzate, ma io ho un grande numero di discepoli nel sud-est asiatico, in Questo Indonesia, ho un numero di follower incredibile. è il nuovo Twitter. E Bene. quindi comunque, grazie ancora a tutti quanti. Un buon proseguimento di serata. La nostra programmazione Come procede, sempre. procederà come al solito, come già conoscete. Buonanotte a tutti. Auk. Saluto Franco dalla Scozia, che saluto anche il gatto. Buona serata a tutti, ci vediamo nei consueti appuntamenti. Forza Juve, mi raccomando.